Sì, della partita poco da dire, è stata una situazione un po' surreale, paradossale. Pensavamo di aver toccato il fondo l'altra settimana con l'infortunio a ruota di 4-5 persone, Borgia, Baratti è stato tamponato, Gasperi la caviglia. E invece anche questa settimana è stata veramente uno stillicidio. Abbiamo avuto l'infortunio alla caviglia di Alessandrini giovedì, abbiamo annullato l'allenamento venerdì, siamo riusciti a mettere in piedi 7-8 persone oggi per venire a giocare, anche qui è successo di tutto, perché si è strappato Pellegrino, si è fatto male Morvidducci. C'è stato un momento in cui pensavamo di non riuscire a portare a termine la partita, tra l'altro una società come la nostra che ha tanti ragazzi, è un momento veramente complicato, forse uno dei più difficili da quando faccio il dirigente, perché veramente il morale è sotto i tacchi. Pensavamo di aver costruito una bella squadra che si era dimostrata competitiva nelle prime tre partite, e poi ogni giorno, sono 10 giorni, ogni giorno succede qualcosa, quindi diventa veramente difficile. Siamo più negli ospedali, da fisioterapisti, che allenarsi. Quindi oggi veramente la partita non si può neanche commentare, non ha avuto nessun aspetto tecnico se non quello di far giocare qualcuno di quelli che giocava meno, però insomma il risultato ha poco significato, ecco.